Sì, apriamo qui a Pesaro il circolo di gioventù nazionale, segno che la destra giovanile italiana sta crescendo. Io giro tutta Italia da nord a sud, è evidente l'entusiasmo, la passione e la voglia che le giovani generazioni italiane stanno avendo nei confronti del progetto politico di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia. Lo facciamo qui a Pesaro, nel contesto anche delle elezioni regionali, dove ci attende una grande sfida e siamo sicuri di poter fare uno straordinario risultato, sia come Fratelli d'Italia, con il nostro candidato Francesco Acquaroli, che con tutto il centrodestra. Questo assolutamente sì, come Gioventù Nazionale facciamo comunque un'azione per cercare di riportare i giovani a riavvicinarsi alla politica, per cercare di dedicare una parte di loro stessi per il bene della propria terra, per il bene del proprio popolo e dell'Italia in generale. Per tanti anni i giovani italiani sono stati dimenticati dai governi della sinistra, adesso si apre una nuova fase, sono rappresentati da Fratelli d'Italia e da Gioventù Nazionale. Sì, esatto, grazie alla caparbietà di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia Pesaro, in particolare del suo leader Nicola Baiocchi, siamo riusciti veramente in pochissimi mesi, ma con un lavoro costante, a mettere in piedi un gruppo di giovani volenterosi. Quello che più ci rende orgogliosi è vedere appunto la caparbietà di questi giovani e vedere che ci sono ancora nuove generazioni che credono che la politica possa essere funzionale al bene della comunità. E lavoreremo per questo, sono sicura che faremo un grande lavoro. Assolutamente, e staremo al fianco del nostro candidato governatore Francesco Acquaroli. Ci sono sfide importanti che ci attendono, ovviamente si tratta di sfide che coinvolgono principalmente il territorio di Pesaro e i temi che sono cari ai più giovani, uno su tutti, la riapertura di Pesaro Studi. Siamo veramente fiduciosi e crediamo veramente che questo nuovo gruppo possa fare la differenza.